Assolutamente noi siamo diversi e pragmatici, siamo qua quest'oggi per lanciare un messaggio chiaro al governo. Vogliamo che il nostro mondo economico e produttivo possa ripartire in maniera adeguata affinché lo stesso possa essere ancora ossatura portante del nostro sistema economico e sociale. Faccio riferimento ovviamente a quelle che sono le piccole e medie imprese, le partite IVA, gli artigiani, i professionisti, tutti coloro che sono dei dimenticati rispetto ai provvedimenti di questo governo, o comunque sia sono stati messi ai margini rispetto ad una politica del sussidio che noi assolutamente non condividiamo. Abbiamo bisogno di una crescita sostenuta, importante, quindi l'invito che vi faccio tutti quanti è sostenere le nostre battaglie, sostenere le battaglie del mondo dei lavoratori, del mondo di chi produce. Noi in Parlamento e anche a livello regionale stiamo cercando di fare la nostra parte, però come in ogni battaglia abbiamo bisogno del sostegno che arriva dal basso e del sostegno della gente. In un momento in cui oggi più che mai sembra il palazzo arroccarsi su se stesso e chiudersi all'interno delle mura, cosa che noi non abbiamo mai fatto e cosa che noi non vorremmo mai fare, ma vogliamo appunto stare con il mondo reale, con il mondo della gente che produce, con il mondo della gente che lavora. Io credo che la nostra presenza qui oggi voglia significare una sola cosa: il governo deve avere una visione complessiva di quale sarà il nostro futuro. Non è possibile pensare a piccole mance come ha operato fino ad oggi senza avere una visione di quello che sarà il domani. Il senatore Caliendo, a tutto il centrodestra che oggi è in piazza con una sola bandiera, che è la nostra bandiera nazionale, che è una bandiera bellissima che rappresenta tutti noi. Noi abbiamo, il senatore Caliendo diceva, magari non mandare a casa il governo domani mattina, spero dopodomani però, senatore, perché dobbiamo mandarli a casa, perché questa gente davvero non ci rappresenta. È stata capace di tenerci incollato a casa per 2 mesi con dirette al telegiornale delle 8 di sera. Quasi i nostri cittadini, che è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Grande Attilio, nostro presidente. Forza Attilio Fontana, grazie. Buona giornata a tutti.